Io penso che la tesi di fondo è semplice, che secondo la dottrina cristiana il mondo è stato creato da Dio. Non è stato sempre considerato così. Alcuni pensano che il mondo semplicemente esisteva o che Dio modificava in qualche modo il mondo, però non che fosse creato da Dio, come si dice tecnicamente, ex nihilo, senza nessun presupposto. E questo è il primo punto che ho tentato di far presente nel libro, che il mondo deve dimostrarsi grato a Dio. Uno dei temi che sviluppo forse di più nel libro è la questione ecologica. Cioè bisogna rispettare la creazione, bisogna rispettare il mondo che abbiamo intorno a noi, bisogna rispettare le persone, bisogna obbedire la legge della natura che Dio stesso ha inserito nella creazione del mondo. Non possiamo inventare una legge che è indipendente da chi ha creato il mondo per noi. Poi c'è un terzo tema che l'ultima parte del libro tratta, la questione dell'origine del male nel mondo. Come mai in un mondo creato buono da Dio sorge il problema del male? Come mai questo è così? E questa è una domanda che molte persone hanno in testa. E la spiegazione che io faccio qui mi pare interessante sul tema di ciò che si chiama il peccato originale. Come si capisce questo tema? È un tema che è molto fondamentale per capire non solo il male che noi commettiamo, ma il male che noi soffriamo. Che noi ci viene addosso, perché tutti e due i misteri sono là presenti nella nostra vita.